Dentini, non è tuo, è di Sabrina. Girati, guarda la mamma. Pia, dai, guarda il telefono. Quello, guarda qua. Ma io voglio vedere la sua tutina, la sua salopette. Pia, guarda, guarda me. Girati, mi fai vedere i dentini. Mi fai vedere i dentini? È tuo? Ok, quella maglietta è l'ultima volta che la metti. Oh mio. Pronta per uscire. Ma come sei bella vestita così. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi la cintura è dall'altra parte, sono abituata a guidare, la cercavo di qua. Oggi, cioè oggi, stamattina è martedì 6 ottobre? 6 ottobre e stiamo andando a fare la spesa dopo una settimana di isolamento.
è necessario, è proprio necessario andare a fare la spesa. Quindi vi portiamo con noi. Andremo al Bennett e poi, se non troviamo tutto lì, andremo anche all'Eurospin. Dobbiamo anche andare a buttare il vetro e portare il pane secco al canile. Niente, lì dietro c'è Pia, solo che non si vede, che è tutta felice, meno male, perché appena sveglia non è tanto contenta. Quindi noi, Maurizio guida, oggi io faccio il passeggero e ci vediamo dopo quando siamo arrivati a fare le varie cose. Pia. Ciao. Ciao, ciao, Pia. Che peccato, cioè contenta per i cani, ma che peccato però. Ne prendi? La spesa al Bennett l'abbiamo fatta, è stato un successone e poi vi racconterò tutto quanto. E niente, adesso ci dirigiamo verso l'Eurospin per prendere le ultime cosine che al Bennett non abbiamo trovato, o diciamo che i prezzi non entravano molto nelle mie corde, più che altro, e poi andiamo a casa. Ecco. Anche perché all'una arrivano i bambini. E bisogna farli trovare da mangiare pronto. Adesso è all'incirca 10 a mezzogiorno, quindi dobbiamo muoverci. Ma all'Eurospin sono rimaste pochissime cose, comunque lo vedrete poi dopo quando svuoteremo la spesa insieme. Siamo arrivati e adesso vi faccio subito vedere quello che abbiamo preso. Partiamo dall'Eurospin, che la roba è molto meno. Ho preso un sacchettone da 4 kg di patate e poi i bastoncini di merluccio, questi qui croccanti in forno senza glutine, li ho presi grazie alla segnalazione di Felicia, del canale YouTube e del sito Zero Glutine Che Bontà, di cui vi lascio il link qua sotto in descrizione. Mi ha consigliato appunto questi bastoncini di merluccio senza glutine, non li avevo visti all'Eurospin, perciò li ho presi per Maurizio e Gabriele. E invece per noi ho preso questa confezione qui da 30, che calcolate, essendo noi in 6 a mangiare con il glutine, vengono 5 bastoncini a testa, non è che una quantità esorbitante. Poi ho preso 6 confezioni, no, 8 confezioni di prosciutto cotto scelto, questo qui da 150 grammi, che è appunto senza glutine, e qui ci sono gli altri. Poi 5 confezioni di uova fresche, queste qui dalla Delizia del Sol, da allevamento a terra, 10 uova medie. E per finire 2 confezioni di salame Milano, questo qui da 150 grammi e boom. All'Eurospin quello che ho preso, ah no, ancora una cosa, ho preso il riso soffiato per i cani, questo qui vitaminizzato, che glielo metto insieme alle crocchette alla sera e alle scatolette. Li mischio tutto assieme con un goccino d'acqua e loro se lo mangiano volentieri. E alterniamo certe volte riso soffiato, altre sere una sera riso soffiato, una sera pasta e una sera certe volte solamente crocchette con la pappa e boom. Quindi vediamo, variamo un po', perché anche perché sennò dopo un po' poi si annoiano. Quindi all'Eurospin quello che ho preso è questo qua. Ora Adesso partiamo con passiamo. il Bennett. Abbiamo preso una confezione di crocchette per i cani, abbiamo preso questa qui da 4 kg della marca Vita Day ed è
con minerali e vitamine essenziali con carni e cereali, così per cambiare un po', perché così una volta magari gli diamo quelle nell'Eurospin che ci ha portato la mamma e una volta gli diamo queste qua, così anche a loro sembra di cambiare, poi in realtà sono sempre crocchette, però. Poi vediamo un po', qui ho preso una verza, cioè abbiamo preso perché c'era anche Maurizio. Poi in quest'altro sacchetto ci sono i broccoli, sono sfusi, non sono come quelli dell'Eurospin celofanati. Ne ho presi tre. Poi quattro sacchettini di questa insalata pan di zucchero. Come crocchette per il gatto abbiamo preso queste qui marca Bennett con vitamine E, A, D3, croccantini manzo, fegato e verdure. E è la confezione questa qui appunto piccolina da 400 grammi. Poi due confezioni di Bel Paese a fette, la confezione da 120 grammi era in offerta. Poi due Galbanino, così questo qui il formato da 270 grammi, anche questi qua erano in offerta. Poi il guanciale in stick, che è senza lattosio e senza glutine dei fratelli Beretta. Due confezioni di questi würstel con tacchino e pollo della marca Del Campo, che sono senza glutine e sono quelli grossi, confezione così doppia, 12 würstel. Poi una rete di cipolle dorate, questa qui è la confezione da 1 chilo, penso, no, 800 grammi. Poi una passata di pomodoro, perché me ne serve appunto solo una perché una ce l'ho già, e profumo di Sardegna, passata di pomodoro della marca Casar ed è la bottiglietta da 680 grammi. Era in offerta anche la passata. Poi abbiamo preso due pacchi di carne tritata, ma per adesso vi faccio vedere questo perché l'altro è da qualche altra parte. Questa qui trita dal ragù. 1,84 kg, 5,09 euro al chilo, 4,70 euro. Poi un altro pacchetto di croccantini per i gatti, però questa volta pollo e tacchino, sempre nella confezione di cartone così. Due di queste bustine della Santa Lucia, della Galbani, le ciliegine di mozzarella, che sgocciolate sono 150 grammi. Poi quattro confezioni di questi hamburger che ogni volta mi si appiattiscono così, vedete che non ci rimangono le righe completamente, da 200 grammi, che sono senza glutine. Poi per il gatto abbiamo preso questi bocconcini in gelatina, vari gusti. Ho preso vitello, agnello, anatra e pollo, che ce l'ho qua e ve li faccio vedere. Ne ho prese due e due. E poi anche altri gusti, ma appena poi ve le trovo ve le faccio vedere. Qui ho tirato fuori un altro, l'altro bocconcini di ciliegine, cioè di mozzarella, e niente, quindi da qualche parte ci sono. Poi una confezione di pane fresco del Bennett, preso le tartarughe, e per finire la prima borsa la brisée rotonda già stesa pronta all'uso, questa qui del Bennett, che non era in offerta, però 1,49 euro questa qua, più o meno in realtà me li ricorderei anche i prezzi, però vi lascio poi lo scontrino in fondo. Adesso metto a posto queste cose e svuotiamo un'altra borsa. Poi
Qui ho preso quattro zucchine, ne ho prese di due tipi diversi. Queste sono quelle bianche che stavano a 2,25 euro al chilo. Ne abbiamo presi 7 etti, 1,59 euro. Poi, qua c'è un'altra busta di pane e zucchero. Poi abbiamo preso questo formaggio della marca Castelli, gran selezione. Formaggio grattugiato, appunto, era quello più, che mi ispirava di più tra tutti. Ne ho prese 6 confezioni, se non sbaglio. Una è in giro. Questa invece hanno resistito. Qui ci sono gli altri hamburger. Guardate, quello lì no, ma questi sono rimasti intatti. Altre due confezioni di hamburger. Qua c'è la terza, più quell'altra c'è la quarta. Poi abbiamo preso 7, mi sembra, confezioni di spinaci in cubetti. Una confezione di pane arabo da 1,37 euro. E poi questi qua che sono i miei preferiti sono i semolini, 1,25 euro. Io li adoro veramente, buonissimi. Qui c'è l'altra confezione di carne tritata da 2,86 euro. Poi una confezione di filetti di alici. Una confezione di coscette di pollo della Amadori, ce ne sono dentro 10, sono allevate a terra e costano 6,09 euro. Le abbiamo pagate, il prezzo al chilo era 4,69 euro. Qui un'altra busta di insalata, un'altra busta di insalata. Poi abbiamo preso due confezioni di prosciutto cotto a cubetti della marca Bennett, ed è anche questo qua, appunto, vabbè, ovviamente senza glutine. Vedete, qui ci sono la pappa per il micio con trota e salmone, qui l'altra con vitello, agnello e fagiolini, trota e salmone, anatra e pollo. E poi abbiamo preso due confezioni di salsiccia, una è questa qua, 4 etti al chilo 7,99, ne abbiamo pagata 3,26 euro. E poi quest'altra confezione, sì, e poi invece quest'altro 3,26 euro. Quest'altra barra è finita, metto a posto e poi passiamo all'ultima. Allora, poi 3 peperoni rossi, li abbiamo pagati 1,20 euro, stavano a 2,35 euro al chilo, sono mezzo chilo. Poi, qui ci sono le altre zucchine, che sono quelle verdi, quelle scure, diciamo, erano 1,95 euro al chilo, 9 etti, le abbiamo pagate 1,84 euro. Poi, l'altra confezione di Wüstel. Aspettate perché mi sta cadendo la borsa. Ok. Poi ci sono gli spinaci, gli altri, ne ho presi tanti, 7. Poi qui c'è l'altra di guanciale, qui c'è l'altro galbanino, una scamorza della Vallelata. Ho preso questa perché costava di meno in offerta che quella del Bennett a prezzo pieno, quindi ho preso, se non sbaglio, due affumicate e due affumicate, sì, e due dolci, cioè fresca, una qua. Boh, l'altra non so dov'è. Qui c'è l'altro di guanciale, spinaci, spinaci. Poi ho preso una confezione di piselli fini da 600 grammi della marca
fresco verde, una confezione di invernizzi mozzarin, la busta è da 3 per 100 grammi di mozzarella, niente, ho preso questa, e poi 3 peperoni gialli. E quindi no, di mozzarella, di scamorza, quella lì fresca, ne ho presa una sola. Qua, ne ho presa solo una di questa. E niente, qui ho finito, vi ho fatto vedere tutto quanto, tutto quello che abbiamo comprato. Adesso vi lascio poi lo scontrino, gli scontrini, perché al Bennett ho fatto due scontrini. E poi vi lascerò... anche quello dell'Eurospin. Quindi per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti i nuovi iscritti e tutte le persone che mi seguono da tantissimo, perché siamo arrivati quasi a 1000 e quindi sono felicissima di questa cosa, tutti noi siamo felicissimi. E niente, fatemi sapere nei commenti se anche voi comprate al Bennett oppure no, se lo trovate caro come noi, ma avendo i buoni della scuola ho fatto la spesa lì, e se questi prodotti li provate oppure se c'è qualcosa che avete provato e non vi piace delle marche che vi ho fatto vedere. E io vi saluto, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Allora, poi che riguarda sempre la spesa, ma ho ordinato su internet, ho preso da un sito che si chiama Mozzarella di Battipaglia, vi lascio qui sotto il link, dei formaggi praticamente. Ah, guardate, ve lo faccio vedere qui, questo qui è il sito www.mozzarelledibattipaglia.com, comunque ve lo lascio lo stesso qua sotto. Ah, c'era qui, più comodo, e sono andata a girare tutto. Comunque, vi faccio vedere quello che è arrivato. È arrivato proprio adesso. Questo qui è il ghiaccio, credo. Sì, è il ghiaccio in gel. Dai, falla venire. Poi, qui c'è il formaggio fresco a pasta filata, la scamorza. Puoi schiacciare che non mette a fuoco. Grazie. Fatta così. Guardate quanto sono grandi. Se trovassi anche il peso ve lo direi, ma non riesco a trovare. È confezionato da... la di Tramonti, non si capisce, comunque ve lo lascio poi scritto magari qui in sovraimpressione, se però trovassi anche il peso sarebbe meglio. Non c'è il peso, non si sa quanto pesa, non pesa niente, boh. Poi c'è, come vedete, un affare in polistirolo per tenerlo. Poi ho preso questo formaggio farcito con olive, Fantasia del Pastore, formaggi la Manteca SRL. E poi c'è questo pacchetto che adesso lo apro e così vediamo cosa c'è dentro, perché io non mi ricordo quello che ho preso. Perché sono belle che andate. Allora, sono mozzarelle, mozzarelline. Queste qui sono, aspettate perché se Ponte Molinello di latte di bufala, caseificio, yogurteria. Queste qui sono mozzarelline affumicate, credo, perché vedete che sono marroncine. E poi invece ci sono queste Ponte Molinello, che sono sempre di latte di bufala, però sono normali, bianche. Oh, sta cucinando, mamma! Stai calma! E sono da 500 grammi questa qui.
e anche quest'altra qui. Ho preso queste per la felicità di Maurizio, perché lui adora le mozzarelle di bufala. Comunque ho preso queste quattro cose e perché avevo un buono che avevo preso su Six Continent.